Qual è il tuo sogno? Allora, il primo sogno che ho già realizzato è appunto aver indossato questa maglia durante gli europei. Si sono svolti una settimana fa a Bydgoszcz in Polonia, dove ho raggiunto per me un risultato importantissimo, avendo preso il bronzo. L'altro mio sogno, ma credo che sia il sogno di qualsiasi atleta, sia normodotato che paralimpico, è quello di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, che si dovrebbero svolgere fra un paio di mesi. Niki Russo, 47 anni, di Rionero in Vulture, Potenza, non sta nella pelle, ha in mente Tokyo e le Paralimpiadi, un sogno più forte della malattia, la sclerosi multipla, con cui combatte ormai da quasi 20 anni. La sclerosi multipla è una brutta bestia, perché praticamente è coloro che ne soffrono sanno che a prima mattina siamo già stanchi, quindi arrivare fino a sera non è semplice per noi. Guarda, io come tutte queste persone appunto che sono affette da sclerosi, siamo veramente delle persone piene di energia, nonostante la stanchezza che ci avvolge tutta la giornata. Nonostante la stanchezza e nonostante fossimo in pieno lockdown, da oltre un anno Niki con la sua palestra in garage e col getto del peso fatto direttamente in cortile non ha mai mollato, pur avendo un lavoro e una famiglia da accudire. Come facevi a mettere insieme gli allenamenti, la famiglia e il lavoro? Come stai facendo? Allora, sì, questo è tra virgolette un problema. Vabbè, la mia famiglia, come ho detto prima, mi supporta, quindi mi lascia lavorare tranquillo, mi dà una mano fattiva perché mi aiutano con i pesi, oppure quando faccio le prove mi raccolgono il peso, mi aiutano a misurare. Quindi su questo ambito qua sono veramente molto molto contento che la mia famiglia mi aiuti in tutto ciò, in questo mio sogno. Per quanto riguarda il lavoro, sì, effettivamente è difficile, tant'è che nell'ora di pranzo, anziché pranzare, faccio i miei allenamenti perché ho degli orari di ufficio in cui non mi permette di poter sforare, quindi lavoro, mi alleno e ritorno al lavoro. Niki ha una forza interiore notevole e gli spiace vedere persone malate o con disabilità che si arrendono senza combattere. È proprio a loro che si rivolge. Io dico a tutti coloro che hanno la possibilità di muoversi, che nonostante la disabilità, nonostante avere un problema, questo non deve impedire di fare attività sportiva, di fare comunque qualcosa, di non abbattersi. Corri quando vuoi, cammina quando devi, striscia se serve, ma non mollare mai. Coloro che sono affetti da qualsiasi malattia sono persone speciali che hanno qualcosa in più. Può essere giusta l'espressione che la malattia rende più dolce la vita, il piacere di gustarsi la vita? Credo di sì, perché è bello svegliarsi ogni mattina, guardare il cielo e quindi dire sono ancora qui. Il suo pensiero però è rivolto anche a chi gli ha consentito di cullare il suo sogno, a chi gli ha dato fiducia, portandolo ad un passo da Tokyo. Ringrazio anche la mia società, l'Atletica Virtus Lucca, per avermi dato questa opportunità, perché non è semplice trovare una società che appunto ti culli, ti paga tutto, le strutture, quindi anche tutto quello che serve per gareggiare. E soprattutto vorrei ringraziare la mia federazione, la FISPES, perché fanno un lavoro immane. Io a volte rimango stupito da tutto quello che fanno, perché noi che abbiamo purtroppo delle disabilità, abbiamo anche dei problemi un po' più grandi rispetto ad altri, e loro sono lì che ci accudiscono, ci aiutano, ci spronano. Sei un allenatore? Sì, mi segue un amico di vecchia data, Pierpaolo Zaccaro di Potenza, e con lui ho stretto soprattutto un rapporto di amicizia. Infatti, anche nei momenti in cui sai un po' di sconforto che subisco, chiamo lui e niente, ci facciamo lunghe chiacchierate.